Crescenzi, io ci provo. Obiettivo Serie B per questo Pescara? Sì, la squadra c'è, il gruppo c'è. A parlare adesso di Serie B è ancora troppo presto, però stiamo facendo delle buone prestazioni e sicuramente ce la metteremo tutta per tornare in Serie B. La partita che hai fatto contro il Cerignola è stata speciale, poi Milani nella gara di Castellammare è stato altrettanto bravo. Adesso, insomma, un bel dualismo lì. Ma sì, ma la squadra è piena di giocatori molto, molto forti, molto bravi, e quindi è meglio così, almeno ci impegniamo di più e sicuramente è uno stimolo in più questo. Mila è un gran giocatore, è molto giovane, è un bravissimo ragazzo e sicuramente possiamo fare bene entrambi. Crescenzi, tu hai già vinto un campionato a Pescara con Massimo Oddo, dalla B sei andato in Serie A. Ti chiedo qual è il segreto per provare a rivincere? Ma il segreto secondo me è allenarsi sempre con costanza, come stiamo facendo noi, e poi le prestazioni sul campo comunque ti danno, vincere sul campo comunque ti dà sempre più consapevolezza dei mezzi, però come ho detto prima il segreto è allenarsi sempre al massimo e poi i risultati prima o poi arrivano. L'ultima, Alessandro, a tanti è sembrato strano, anzi stranissimo, che un giocatore bravo, forte, serio come te, arrivati a ottobre era senza squadra, perché? Ma questo non lo so, ma lo dovete domandare ai direttori e ai presidenti. Comunque io mi sono sempre allenato, sempre comportato bene. Adesso sono qui a Pescara e voglio fare bene di nuovo con il Pescara. E comunque sarebbe bello per me tornare in Serie B con questa maglia. Chiuderai la carriera qui? Vedremo. Sicuramente, come ho detto prima, io a Pescara sono stato benissimo. E spero di ripetere anche nei prossimi anni quello che ho passato in passato e spero davvero di fare anni e anni ancora qui a Pescara.